Come regione abbiamo 3 milioni e 45 mila somministrazioni. Oggi stiamo arrivando a 91-92 mila nella giornata di oggi. Complessivamente abbiamo fatto 1 milione e 100 over 80 anni, abbiamo fatto 550 70-79 anni, abbiamo iniziato anche con la fascia dei 60 anni e abbiamo quasi 200.000 estremamente vulnerabili. Stiamo tenendo una tabella di marcia molto sostenuta e potremo arrivare a 144.000 vaccinazioni al giorno, naturalmente se arriveranno i vaccini. Se ci arriveranno i vaccini, confermiamo che la prima dose sarà somministrata a tutti i cittadini lombardi aventi diritto e che ne faranno richiesto entro l'estate. C'è stata una grande accelerazione. Allora, il primo milione l'abbiamo fatto in 78 giorni, il secondo milione l'abbiamo fatto in 28 giorni, il terzo milione in 15 giorni. Quindi c'è una grande accelerazione e come Regione Lombardia siamo sicuramente tra le prime regioni, la prima per quanto riguarda gli over 80 anni. Sono numeri importanti, quindi vogliamo dare un contributo significativo al piano nazionale del generale Figliuolo. Credo che questo centro sia un centro importante perché serve un'area importante della nostra regione. Io sto andando in visita a diversi centri vaccinali proprio per verificare, per rendermi conto di persona. In questo centro devo dire, in forte collaborazione con l'ospedale di Legnano, c'è appunto c'è una collaborazione estremamente positiva. E l'altro aspetto molto bello di questo centro è la presenza di tanti volontari, di tante volontarie. C'è un forte collegamento anche col sindaco e quindi una risposta proprio del territorio e credo che questo sia un aspetto qualificante. So che durante il weekend si pensa di arrivare intorno superare le 1.000 dosi e da quando è stato aperto dal 12 aprile sono più di 6.000 le somministrazioni che sono state fatte, quindi è un centro importante. Ringraziamo davvero tutto il personale sanitario e amministrativo e tutto il personale che è impegnato in questa grande opera. Prima riusciremo a vaccinare tutti quelli che ne faranno domanda, che ne stanno facendo domanda, e prima potremo riprendere una vita normale.